Sono Giulio Cederna, sono il curatore dell'Atlante dell'infanzia e rischio di Save the Children, che è giunto all'ottava edizione. Oggi ad Ancona presentiamo appunto Lettera alla scuola, che è questo nuovo viaggio nella scuola italiana, un viaggio in 6 capitoli che cerca di raccontare le principali sfide educative di oggi. Ecco, quali sono queste sfide educative e come l'Atlante lo presenta al pubblico più ampio? La principale sfida educativa di oggi è che la società italiana negli ultimi 50 anni, ma ancor di più negli ultimi 20 anni, è completamente cambiata. Sono completamente cambiati i ragazzi che oggi frequentano le nostre aule. La scuola purtroppo non è oggi, ci sembra, con tante eccezioni, però al passo con i tempi. Dal punto di vista delle nuove tecnologie, dell'intercultura e soprattutto l'analisi che fa Save the Children si concentra anche sulle povertà educative. Oggi negli ultimi 10 anni la povertà assoluta è aumentata di 5 volte, è passata dal 2% al 10%, tutte queste difficoltà si riversano su una scuola che, come facciamo vedere in un altro capitolo intitolato Politiche fuori sync, non è stata supportata come doveva essere supportata. Quindi oggi serve un grande sforzo da parte di tutti. Tra l'altro la scuola non può essere lasciata sola per rispondere alle sfide del presente, quindi anche lì cerchiamo di raccontare quello che si può fare in termini di comunità educante, tutti insieme alla scuola. Può presentare alcuni dati significativi a livello statistico a riguardo? I dati che presentiamo sono tanti. Diciamo che l'Atlante quest'anno soprattutto ha il piacere di presentare per la prima volta i nuovi dati sulla dispersione scolastica dell'anagrafe, che provengono dall'anagrafe del MIUR, quindi non più i dati solidi che diamo degli early school leaver da anni, ma dati nuovi che ci fanno vedere come in Italia la dispersione scolastica all'incirca riguarda circa 130.000 ragazzi ogni anno, 130.000 ragazzi delle medie delle scuole superiori. Sono un capitale umano che l'Italia non può perdere, preziosissimo. Ricordiamo che tutti i minori in Italia sono ormai poco meno di 10 milioni e questo capitale umano fondamentale per l'Italia del futuro dobbiamo cercare di tenerlo dentro la scuola. Ecco, in che cosa consiste questa lettera alla scuola che rappresenta il sottotitolo dell'Atlante? La lettera alla scuola è una lettera, diciamo, scritta con la scuola, perché partiamo da un omaggio ai grandi innovatori della scuola italiana. Partiamo da Maria Montessori, da Alberto Manzi, dal Movimento di Cooperazione Educativa. Partiamo dalla lezione straordinaria di Don Milani. Cioè, l'Atlante viene pubblicato 50 anni dopo Don Milani, la lettera alla professoressa Don Milani, e noi cerchiamo di partire da quella provocazione, da quella grande sfida che scrisse Don Milani, per far vedere come una scuola è fondamentale, che la scuola sia inclusiva, per far vedere che oggi efficienza e inclusione possono stare insieme. Non è vero che una scuola inclusiva deve essere una scuola meno efficiente. Grazie.